preoccupazione è un po' l'affaticamento, perché io l'ho sentito giovedì scorso, l'avevo chiamato, l'ha richiamato, ma faceva sempre lui. Stavo per iniziare un discorso a Trento, ho detto guardate, questo è il presidente Berlusconi, perché avevo capito quel numero suo, ho detto aspettatemi. Infatti uscite anche sul giornale locale, Berlusconi chiama Gaspari, perché ovviamente non è che potevi dire ci sentiamo dopo, insomma, no? E abbiamo parlato di Trento, dove io stavo e dove si vota a ottobre, di Brindisi, dove sarei andato il giorno dopo e dove lui aveva già parlato con il nuovo sindaco molto vicino a Forza Italia, era stato molto contento di quel risultato, mi ha raccontato che aveva visto le donne di Azzurro Donna per vedere l'organigramma, cose normali, quindi una lezione di quest'uomo, nessuno di noi immaginava che da lì a 3-4 giorni ci avrebbe lasciato, però sapevamo come stava, era un po' affaticato e si preoccupava di cose, così come 15 giorni fa mi ha chiamato alle 7:38 di mattina perché cercava il numero del candidato di Ancona che poi è diventato sindaco, perché gli voleva parlare, quello aveva fatto tardi per la campagna elettorale, alle 7:38 io l'ho cercato, aveva il telefono spento, ho dovuto sguinzagliare gente ad Ancona di domenica mattina alle 7:38 perché il presidente vuole parlare con Silvetti, troviamo sto Silvetti, svegliamolo, insomma oramai con i cellulari, quando spegne il cellulare i numeri fissi sono diventati un ricordo del passato, e Berlusconi alle 7:38 di domenica, 10 giorni fa, cercava l'avvocato Silvetti perché voleva sapere se doveva fare un'intervista, che cosa succedeva ad Ancona, e questo è l'uomo. Poi, le cose grandi le sanno tutti, ma questi aspetti di dettaglio che sono meno noti sono sbalorditivi.